partiamo dalle copertine e cominciamo a comprendere qual è la grande differenza tra una copertina che noi troviamo in libreria e una copertina che troviamo all'interno di uno store online. La copertina che guardiamo, osserviamo in libreria è a grandezza naturale e quindi noi possiamo leggere anche un testo scritto piccolo. Poi voltiamo la copertina, c'è il codice a barre, possiamo utilizzare un'applicazione come Anobi per prendere nota del codice a barre ed avere un nostro archivio di libri che per esempio vorremmo acquistare. E la copertina è un oggetto molto ben visibile e utilizzabile all'interno di una libreria. Invece in uno store non è così, in uno store online, in un ebook, la copertina è un oggetto come questo. Lo vedete qui, queste sono copertine tratte da ebook store di Apple, che è uno dei principali distributori di ebook, ma possiamo vederne altri, per esempio possiamo vedere come si presenta la prima pagina di un grande servizio di pubblicazione e distribuzione di libri che è Street Lib. Ecco, vedete che queste copertine probabilmente non sono tutte perfettamente decifrabili, perché questa è grandezza. Ecco, per esempio, La fine del regno, per esempio, chiaramente non si legge sotto il titolo quello che c'è scritto. Quindi copertina ben fatta è una copertina che riprende molto probabilmente la copertina della pubblicazione a stampa. E qui tocchiamo un importante che riguarda il mondo editoriale, vale a dire il mondo editoriale nella sua stragrande maggioranza, perlomeno delle grandi case editrici, considera ancora oggi il mondo degli ebook come un canale complementare, non un veicolo di distribuzione e lettura, per cui pensano in primo luogo al libro a stampa e dopodiché questo libro diventa un ebook. E quindi la copertina in tanti casi è esattamente quella che voi trovate in libreria, con tutti i difetti del caso. Non è una copertina accessibile. Noi dobbiamo sempre cercare di fare le cose in modo che siano accessibili anche alle persone che hanno difficoltà. E qui, per esempio, un ipovedente, ma anche una persona normale, diciamo, non trova niente di significativo in copertine come queste due, per esempio, che avete di fronte a voi. Se invece diamo un'occhiata, ecco, per esempio, alle copertine create per i libri digitali, voi notate che hanno caratteri molto ben visibili, colorati, immagini ad effetto, perché devono attirare l'attenzione. Quindi a volte la composizione di queste copertine è più portata a un effetto di distinzione rispetto a tutte le altre copertine che sono visibili insieme all'interno dello store, quindi è difficile, diciamo, come colpo d'occhio cogliere dei dettagli, e quindi mirano a mostrare un aspetto più che possa catturare di più l'attenzione rispetto, per esempio, magari a un equilibrio estetico o a un certo stile. In tanti casi invece queste due componenti, cioè la ricerca, la cattura dell'effetto e quindi dell'attenzione da parte del lettore, è combinata anche con un certo gusto, un certo stile che rende la copertina equilibrata, e questo equilibrio a noi piace, ci fa anche dire che in fin dei conti il libro che noi leggeremo, probabilmente acquisteremo, rispecchia un po' anche la copertina, quindi sarà un libro che ci potrà interessare. Ecco, questa caratteristica, la distinzione tra copertine per libri di carta acquistabili nelle librerie e copertine invece per ebook che noi vediamo solo in store via internet o dal nostro computer o peggio ancora magari dal nostro cellulare, dal nostro dispositivo, dal nostro smartphone, hanno queste caratteristiche che li distinguono.
Dunque, dobbiamo ritenere che ci debbano essere tutti e due questi aspetti, l'aspetto del catturare l'attenzione e l'aspetto anche del invece presentare le cose con un certo equilibrio. Abbiamo visto che nella nostra board legata al webinar vi ho mostrato, vi ho inserito due copertine di due libri. Questa copertina ha come caratteristica, come prima caratteristica, il fatto che presenta un'immagine fotografica e poi naturalmente il testo, le spiegazioni così sono ben visibili e anche non prive di un certo effetto che possa attirare l'attenzione. Invece è una copertina radicalmente diversa perché ha un'impostazione esclusivamente grafica. E questo per mostrarvi due tendenze. Poi naturalmente la creatività è ampia e voi potete, anzi vi invito a farlo, consultare i diversi store per cercare di cogliere, selezionare direi proprio quelle copertine che vi piacciono di più. Fate uno screenshot, ve le tenete a parte, poi cercate di copiare, di imitare lo stile di queste copertine, perché se sono quelle che vi piacciono, è molto probabile che contengano qualche cosa che ha a che fare con il vostro stile. E dunque questo è il consiglio che appunto vi do. Adesso ci accingiamo alla prima operazione. La prima operazione è quella di utilizzare Lightroom per migliorare, rendere più appetibile delle fotografie che noi in qualche modo pensiamo di utilizzare all'interno della nostra copertina. Ecco, lo facciamo collegandoci naturalmente con Lightroom, che è un'applicazione Adobe gratuita per i dispositivi mobili e si può scaricare come versione di prova invece per i computer Mac e Windows. Fa parte della Creative Suite, che è un insieme di applicazioni molto usate dai grafici, dai disegnatori, dai creativi di tutto il mondo. Sempre nel board legato al webinar io ho collocato questa immagine. La vedete? È un'immagine, è una fotografia alla quale noi annettiamo una grande importanza perché ci sarebbe proprio piaciuto inserire questa fotografia nella nostra copertina. Però vedete, questa fotografia non presenta delle caratteristiche idonee ad essere pubblicata, vista. Ecco, bene, intanto potete notare che queste sono tutta una serie di applicazioni Adobe gratuite per dispositivi mobili che sono estremamente interessanti e utili da utilizzare in classe con gli studenti, che permettono di fare un sacco di cose dal punto di vista della creatività. Apriamo Lightroom. Potete fare anche voi la stessa identica cosa. Apriamo Lightroom. Create, se desiderate, un progetto che poi corrisponde a una raccolta di immagini. Poniamo che sia la raccolta di immagini che sono destinate alla pubblicazione e fra queste immagini ovviamente c'è questa. È il museo dedicato a John Steinbeck che si trova a Salinas, che vedete quali sono le caratteristiche di questa immagine. Prima di tutto è un po' storta. Lo vedete che è un po' storta? Quindi cerchiamo di capire in successione quali sono le operazioni che possiamo fare per migliorarla. Quindi raddrizziamo l'immagine, poi bilanciamo il bianco, regoliamo l'esposizione, luce, ombre, contrasto, bianchi, neri e vividezza. D'accordo? Questo è l'ordine nel quale procediamo. Qui abbiamo, ve le indico, le icone che mostrano l'ambiente di sviluppo dell'immagine. Bisogna fare una distinzione importante tra
sviluppo e fotoritocco. C'è una grande differenza tra applicare degli effetti, tra sviluppare un'immagine, applicare degli effetti e svolgere delle operazioni invece di modifica, cioè di fotoritocco importanti. Noi in questo caso la stiamo sviluppando. Lightroom è un'applicazione creata da Adobe non per creare effetti speciali o fantasmagorici. L'applicazione per creare effetti, per anche modificare molto le immagini, ha un nome e si chiama Photoshop, ma noi non la useremo. Noi ci limitiamo a fare quello che in camera oscura normalmente si può fare. Lo sviluppo dell'immagine, sviluppo, fa sì che noi possiamo, come dire, rafforzare tutta una serie di elementi che comunque devono essere presenti all'interno dell'immagine. Per esempio, se questo cielo fosse bianco, noi non avremmo da di trasformarlo in un cielo azzurro in sede di sviluppo. Lo potremmo fare invece in sede di fotoritocco, questo sì, potremmo prendere un'immagine con il cielo, sostituirla a queste parti che abbiamo selezionato e quindi attraverso tutta una serie di operazioni potremmo arrivare veramente ad aggiungere, a modificare, a togliere. Invece noi partiamo dal presupposto che non richieda delle operazioni particolari tranne quelle che adesso ci accingiamo a fare. Allora, prima di tutto prendiamo l'ambiente di taglia e ruota, e questa ghiera ci permette, vedete, di mettere in asse questa immagine. Quindi, per esempio, possiamo prendere dei punti di riferimento, potrebbero essere i gradini, o forse ancora meglio potrebbe essere proprio la scritta che appare in mezzo all'edificio. Infatti vediamo che anche le scritte, gli edifici poi appaiono in asse se noi riusciamo ad allineare la scritta. E quindi, fatto questo, poi possiamo anche tagliare la parte che riguarda la strada, in modo tale che chiudiamo le informazioni importanti, ecco, all'interno di questo edificio, che è la cosa che ci interessa maggiormente. Eccolo qua. Siamo proprio al National Steinbeck Center. Quando abbiamo finito, vedete che l'immagine proprio viene ritagliata, viene ridisposta. Qui c'è il pulsante fine, perfetto. Quindi abbiamo un'immagine che, una fotografia che appare dritta, diciamo, come nel suo aspetto. Poi vediamo che cosa dobbiamo fare a questo punto. A questo punto c'è scritto bilanciamento del bianco e poi esposizione, luci. Il bianco è il punto di riferimento per tutti i colori, perché li contiene tutti ed è l'elemento che determina l'equilibrio cromatico di una fotografia. Il bilanciamento del bianco si trova qua, si trova nella sezione colore e ha questa sigla BB, bilanciamento del bianco. Questa è l'immagine come è stata scattata. Ci può correggere automaticamente il bianco in questo modo, oppure possiamo personalizzare. Personalizzare perché? Perché in fin dei conti non esiste una regola assoluta nel bilanciamento del bianco per cui questa immagine deve essere per forza deve andare per forza in una certa direzione. Possiamo prima di tutto calcolare vedere un po' la temperatura. In questo caso, se andiamo verso sinistra andiamo verso colori freddi, se andiamo verso destra, il giallo, andiamo verso colori caldi. I valori che assegniamo all'immagine sono molto ridotti. Partiamo dall'automatismo e poi lo possiamo aggiustare un pochettino, per esempio andando un po' di più verso un colore un po' più freddo, quindi togliendo un po' di giallo. Ritorneremo sul colore, perché adesso ci dice la nostra slide che ci dobbiamo occupare dell'esposizione delle luci e delle ombre. Bene, facciamolo. Quindi andiamo nell'ambiente luce. L'ambiente luce, e l'esposizione corrisponde alla quantità di luce che serve
per illuminare bene questa immagine. Vedete, può essere più scura, può essere più chiara. Anche in questo caso seguiamo il nostro gusto. Vedete, se io amplio l'esposizione riesco a vedere anche alcuni dettagli. Quindi io la lascerei così, non eccederei. Vedete, non eccederei perché altrimenti l'immagine diventa sovraesposta. Ma la regolo un pochettino in questo modo. Poi vediamo che cosa ci dice la nostra slide. Dopo l'esposizione ci occupiamo delle luci e poi delle ombre. Seguiamo questo ordine perché otterremo i risultati migliori. Quindi abbiamo detto che ci occupiamo delle luci. Le luci hanno a che fare con la quantità di illuminazione che i bianchi in particolare devono ci emettono. Quindi anche qui vedete che la variazione è molto poca, però se alziamo un po' le luci normalmente abbiamo una maggiore visibilità dell'immagine, però dobbiamo fare attenzione. Vi spiego un trucchetto interessante. Quando abbiamo un cielo che noi vogliamo mostrare, dobbiamo bene, nei suoi toni azzurri, dobbiamo abbassare le luci, perché altrimenti le alte luci tendono a schiarire il cielo. Ora, il cielo è una componente molto importante di un'immagine. Pensate ai grandi pittori, come dipingevano i cieli nei loro dipinti, pensate ai grandi pittori dell'Ottocento, per esempio. Ecco, il cielo potrebbe essere un elemento caratteristico, quindi se abbassiamo un po' le luci lo facciamo risaltare. E poi vediamo le ombre, e quindi possiamo aumentare portare il cursore verso destra, e quindi in questo caso diminuiamo le ombre. Diminuire le ombre vuol dire schiarire alcuni punti dell'immagine. Facciamo un esempio. Osservate l'ingresso al museo, questo punto preciso, vedete? L'ingresso al museo, qui siamo quasi in assenza di ombre. Allora noi invece portiamo su il cursore verso destra in modo da diminuire l'ombra, e vedete che emergono dei dettagli molto interessanti, per esempio dei riflessi, un poster all'interno, dei dettagli che potrebbero essere utili per chi poi dovrà vedere la copertina. Poi possiamo operare, vediamo cosa ci dice il nostro keynote, operiamo sul contrasto. Contrasto vuol dire che la differenza tra chiari e scuri si fa più netta, si possono stagliare di più gli elementi architettonici rispetto allo sfondo e ad altri che possono essere più chiari rispetto all'architettura stessa. Poi infine abbiamo i bianchi e i neri e poi la vividezza. Adesso vediamo un po' i bianchi, quanto devono essere bianchi, quanto devono risaltare all'interno di questa immagine. Vedete che l'immagine acquista luce? Acquista luce al di là dell'esposizione che noi abbiamo già fatto, ma nel senso del bilanciamento, cioè del rapporto del bianco con il nero e quindi con tutta la gamma cromatica. Qui invece riguarda solo la luminosità del bianco. Con questo cursore noi possiamo dare un po' più di luce all'immagine senza variare l'esposizione, molto importante, quindi senza rischiare di avere un'immagine sovraesposta o sottoesposta. Quindi io direi che un po' più di luce va bene, ma senza togliere però lo spessore che il cielo in questo caso ha. E con i neri facciamo la stessa cosa, vedete, li possiamo scurire e li possiamo invece aprire. Ora marciano insieme, per esempio io posso scurire un po' la visibilità del nero e aprire il bianco, ed ecco che è un altro modo per avere una foto più contrastata ma senza le problematiche che mi potrebbe dare il fattore di contrasto che abbiamo regolato invece prima. Apriamo il colore e facciamo una sola cosa nel colore. Perché? Perché con il bilanciamento del bianco lui ha già disposto i cursori che riguardano questo aspetto. A noi interessa qui la vividezza, cioè ci interessa che il colore sia un pochettino più vivo.
niente di eccezionale, non possiamo fare una cosa di questo genere, vedete? No, solo un pochettino, in modo che il colore abbia un po' più di visibilità, nel senso che possa un po' più colpire le persone che poi devono guardare la nostra copertina. Giochiamo sulla saturazione, perché la saturazione può essere anche un fattore molto pesante, però già che ci siamo è qui. Potremmo prendere questa zona, casomai ve lo faccio vedere, potremmo prendere questa zona e aprirla un po' di più in modo che si veda meglio, ecco. Allora in questo caso noi utilizzeremo questo ambiente, lo vedete che ha questa rotellina. Questo è l'ambiente delle modalità selettive. Modalità selettive che appaiono poi qui. Quindi come pennello, come ovale, per esempio. Guardiamo questo, che interessante, dell'ovale. Posso prendere un punto, in questo caso, vedete, è così, ovale, e poi posso giocare, per esempio, sull'esposizione. Quindi, in alcuni punti, attraverso la modalità selettiva posso far risaltare meglio alcune informazioni di questa fotografia. Bene, questo per dirvi che Lightroom è un'applicazione straordinaria e vedete che la stiamo usando attraverso un dispositivo mobile e le stesse identiche operazioni però le posso fare con lo smartphone, l'iPhone o qualsiasi altro strumento. Ripeto, lo stile è molto importante, il gusto personale. Se non si eccede da una parte o dall'altra, cioè se non si eccede in colorazioni fantasmagoriche, in effetti particolari, così ogni gusto è ammissibile. Non esistono delle regole obiettive di rappresentazione di un'immagine fotografica. Vi sconsiglio invece completamente di utilizzare gli effetti, cioè questa parte qua, che è la parte loro chiamano creativa, ma che di creativo c'ha ben poco, e che poi sono in realtà gli effetti che trovate anche su Instagram, in tutti i social che si occupano di pubblicare le immagini. Finito la nostra operazione, condividiamo la foto nel rollino alla dimensione massima disponibile o piccola come preferite, tanto deve essere l'immagine che compare all'interno di una copertina, e quindi non è necessario che sia un'immagine particolarmente pesante. Va bene anche la dimensione che propone di 2048 pixel, va bene anche poi come copertina per l'iPad e anche come copertina per l'iPad Pro. A questo punto invece passiamo a un'altra applicazione che si chiama Adobe Capture e che ci consente di creare l'aspetto in grafico, quindi di utilizzare dei segni grafici nella composizione della copertina, e poi costruiamo la copertina. Queste due operazioni, cioè l'operazione che facciamo con Adobe Capture e poi con Adobe Post, sono più semplici di un'elaborazione di un'immagine fotografica e procederemo più speditamente. Utilizziamo però, in questo caso, Adobe Capture attraverso il cellulare. Quindi io apro il mio iPhone, perché Adobe Capture è la classica applicazione che noi possiamo usare anche quando ci muoviamo, siamo in movimento, troviamo per esempio un oggetto, una composizione, anche dei fiori, degli elementi interessanti che potrebbero essere rappresentati graficamente. In 3 secondi prendiamo il nostro smartphone e catturiamo gli elementi grafici intorno a noi. Queste applicazioni non sono dei giochi, sono creati dal principale produttore al servizio dei creativi di tutto il mondo per mettergli nella condizione di catturare ciò che c'è intorno a loro, e sono molto utilizzati. C'è un pulsante più qui, ovviamente. In questo cursore io regolo l'intensità di ciò che bisogna catturare fino ad annullare praticamente quasi tutto. Quindi qui tendiamo verso il nero e invece dalla parte opposta verso il bianco, e quindi verso un segno grafico più leggero.
possiamo rimanere così. Con il tastino che è qui in alto, noi invece possiamo invertire e quindi il rapporto chiaro-scuro che dobbiamo catturare. Sta facendo delle operazioni molto complicate perché sta trasformando tutti i segni che sono stati catturati in immagini vettoriali. Ci sono una serie di applicazioni nel mondo degli smartphone che consentono di trasformare così in bianco e nero, in modo grafico, fumettistico, le immagini che catturiamo, ma sono tutte applicazioni bitmap. Sono applicazioni per cui quando noi allarghiamo, ingrandiamo l'immagine, perdiamo poi i dettagli, vengono fuori i pixel. Invece questa è un'immagine vettoriale. Gli esperti avranno capito che è un'immagine che possono condividere con Illustrator e quindi rielaborare in ogni singolo punto senza mai perdere di qualità. Il mio smartphone può ingrandire questa immagine fino a 64 volte, è il suo limite. In realtà un'immagine vettoriale può essere ingrandita in modo infinito, quindi può finire su un poster che può prendere tutta la facciata di un grattacielo senza deteriorarsi. Invece la fotografia che abbiamo elaborato prima è un'immagine bitmap, cioè formata da pixel e non da funzioni matematiche, e questa immagine ingrandendola poi si perde i dettagli e quindi non è più utilizzabile oltre una certa misura. Ora osservate il giochetto che stiamo facendo. Abbiamo catturato l'immagine di alcuni olivi che si trovano qui proprio di fronte a casa e la possiamo utilizzare così com'è, proprio come rappresentazione di alberi, oppure possiamo andare a esplorare i giochi grafici che questi olivi possono fare. Possiamo, come nel giochetto delle nuvole che passano, individuare degli elementi. Vedete, fantastico. Avanti, l'immagine viene registrata, possiamo dargli un nome, eccetera, eccetera. Salva la forma e salva anche la fotografia di partenza. Eccola qua. Adesso andiamo a riprenderla e vi suggerisco di fare quest'altra operazione. Vogliamo rendere ancora più morbido il grafismo che abbiamo acquisito. Quindi modifica, poi avanti. Scegliamo sì. Sì, perché vuol dire che vogliamo un arrotondamento maggiore. Vedete che cominciano a comparire i primi elementi? Vorrei mostrarvi la sezione motivi, perché è la sezione che ci interessa per creare determinate texture. Ecco, riprendiamo sempre quella di prima, che ha questo bel tramonto al centro. Con due dita l'allarghiamo un po' perché ci interessa proprio questo rosso. Lo vedete? Lo piazziamo così. Ecco. E poi ruotiamo questa immagine in modo che cambia anche la composizione. Io l'allargherei un po' e con il cursore qui in basso smussiamo i bordi e li fondiamo fra loro. Diamo un nome, la salviamo, abbiamo salvato il motivo. Ed era a questo punto, volevo arrivare appunto qui a questo punto, perché vedete che dimostra l'immagine di partenza e poi le informazioni su questa immagine e l'anteprima. Adesso concludiamo con, ritornando alle forme, quindi immaginate che questa forma sia ancora più morbida, ancora più morbida, e ne ritagliamo una parte che ci interessa. Vediamo un po'. Avanti, eccola qua, la ricomposta, e a questo punto la salviamo e abbiamo una forma incredibile da utilizzare
la possiamo esportare, tra l'altro questo per chi è un po' più esperto può essere utile, SVG, cioè in formato vettoriale, dunque la potremo poi ingrandire finché ci piace. Tra l'altro gli ebook sono compatibili col formato SVG. Quindi siamo arrivati a questo punto, Adobe Capture, qui nelle slide che vi lascio nella board avete alcune indicazioni, adesso invece ci occupiamo di Adobe Post e vogliamo preparare un layout. Dovremo scegliere il layout, inserire il titolo, scegliere la combinazione di colori, provare diverse forme. Sono tre operazioni molto semplici che facciamo subito. Potete trovare un template che vi piace, vi ispira particolarmente fra questi, oppure partire da zero. Io parto da zero perché così vi mostro meglio le operazioni che dobbiamo applicare. Avete poi la sezione My Post, qui in basso a destra, che raccoglie sempre tutto quello che avete fatto. Quindi partiamo qua da zero con il tasto più. Più e scegliamo prima di tutto una foto della nostra library. Quando abbiamo stabilito quale deve essere il formato del nostro poster, ci appare subito una composizione che comprende anche il testo. Se facciamo un doppio tap, qui possiamo inserire il titolo del nostro libro e quindi diremo Done certamente perché abbiamo scritto il titolo e abbiamo inserito l'immagine, poi cominceremo a lavorare. E la prima cosa che facciamo è ci occupiamo del layout. Vengono proposti diversi, ma sono sempre modificabili. Proviamo a prendere questo, per esempio. Eccolo qua. Abbiamo un layout che potrebbe essere interessante, cioè un'immagine e poi uno spazio colorato dove possiamo inserire delle informazioni. In secondo luogo, dobbiamo scegliere la combinazione di colori. Qui c'è troppo blu, non è una copertina che possa funzionare bene. Ci mette a disposizione tutta una serie di combinazioni di colori che sono già studiate e se voi premete ulteriormente dentro la vostra selezione vedete che la combinazione di questi colori che vedete, rosa, ciano, eccetera, osservate, questo non mi dispiace, vediamo, contiene del rosso, dell'azzurro, possiamo aggiungere per esempio un'altra fotografia, foto Add e poi add photo e scegliamo per esempio un'altra immagine che abbiamo inserito qui, ma che possiamo poi spostare. Vedete, possiamo giocare con gli effetti che ci interessano. Quando abbiamo svolto anche questa operazione, alla fine cerchiamo di riprendere in mano il layout per vedere se ci sono delle combinazioni alle quali noi non abbiamo pensato, oppure facendo un tap su un'area possiamo, eccolo qua, modificare sia in un senso che nell'altro la disposizione di tutti gli elementi che compongono la nostra copertina. Ecco, la vedete, questa è la copertina di un libro che ho appena pubblicato, è composta da tutta una serie di elementi. Volevo mostrarvela perché i testi hanno un elemento in più. I testi hanno un elemento che riguarda, vedete qui sotto, lo stile, il colore, i font naturalmente, eccetera, ma shape, cioè le forme con le quali possono essere inquadrati. Eccole qua, vedete le forme con le quali i testi possono essere inquadrati. E anche in questo caso possiamo giocare molto e scegliere una combinazione che è quella che potrebbe interessarci di più. Essendoci tre testi, sono state definite tre forme differenti per
per inquadrare questi testi. E quindi, certo che voi partite da dei modelli, certo che voi siete aiutati, assistiti nella composizione, ma alla fine quello che risulta è un gusto personale. Ecco, questo direi che è quanto per oggi. Naturalmente poi le copertine si condividono e si salvano e poi ci si può sempre ritornare su. Siccome, come vi dicevo all'inizio, la creazione di una copertina è una cosa complessa, non tanto dal punto di vista tecnico, come avete visto, ma per il risultato che vogliamo ottenere, richiede molti tentativi, quindi facciamolo per primo. Prima ancora magari di scrivere una riga del nostro libro, cominciamo a occuparci della copertina, che tra l'altro serve per identificare bene il nostro libro mentre lavoreremo. E pubblichiamo i risultati del sondaggio e poi ci diamo appuntamento nella nostra classe. Ciao a tutti, buona serata, bye bye e grazie per aver seguito questo webinar.